Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Come avete visto dalla intro, oggi vedremo un tutorial di CAD e 3D davvero pazzesco. È arrivato un pacco. Ok, erano pannolini. Magari il prossimo unboxing saranno pannolini. A proposito, per aggiornarvi, Mattia cresce tantissimo e come vedete anche caga tantissimo. Allora, come vedete in questo video sono doppiamente contento. Come prima cosa perché porto nuovamente Andrea Melano su YouTube, perché molti magari non lo sanno, ma ha mollato YouTube per dedicarsi completamente ad Instagram. Quindi mi raccomando, confido in voi, scrivete qualsiasi cosa vi venga in mente nei commenti per convincere Andrea Melano a ritornare su YouTube. Quello che vedremo oggi sarà un falso taglio davvero fighissimo in un modo pazzesco, ma non sto qui a spiegarvelo io anche perché sono negato, quindi direi di lasciare la parola ad Andrea. Mi raccomando, se volete vedere altri video del genere, scrivetelo giù nei commenti. Vi lascio giù il link in descrizione di Andrea, quindi per andare a trovare il suo corso. Mi raccomando, seguitelo intanto, quindi tutti in massa nel canale di Andrea. Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea Melano, non so se vi ricordate di me, ma sono sparito da un po' da YouTube. Ringrazio Ale per avermi di nuovo portato sul suo canale. Sono qui per dirvi principalmente due cose. Una, per spiegarvi un taglio di Cardist, un falso taglio, che è molto molto utile perché appunto è falso e non è troppo difficile, quindi tra poco ve lo faccio vedere, andiamo col tutorial. La seconda cosa è per dirvi che, come forse avete notato, non sto più facendo video su YouTube perché mi sono spostato su Instagram, perché lo reputo più diretto, riesco ad avere molti più contatti con voi che ci seguite, che mi seguite, e ho iniziato un corso di Cardistry base. Che cos'è un corso di Cardistry base? È un corso dove ogni settimana uscirà un video, tutti i martedì, sul mio profilo. Se non lo conoscete andatemi a seguire, Andrea_Melano98, Ale ve lo lascerà scritto qui. Uscirà un video a settimana dove partiremo dalle basi. È già cominciato, quindi non vi preoccupate se non avete visto le prime lezioni, tanto è tutto salvato sul profilo, potete riguardarvele. Inizieremo dalle basi, quindi coi tagli ad una mano, poi passeremo alle fioriture, ventagli, tagli più facili, più difficili, falsi tagli, dei display, qualsiasi cosa. E questo corso vi porterà da qui a quando lo finirò, ma durerà un bel po', vi porterà ad imparare a fare cardistry e ad inventarvi dei tagli vostri. Quindi riuscirete veramente a fare cardistry. È consigliato sia per chi già sa farlo, perché viene spiegato da una persona diversa magari rispetto a dove l'avete imparato, quindi secondo me c'è sempre da imparare qualcosa di nuovo, oppure per chi è all'inizio che vuole partire dalle basi con un solo mazzo di carte, partire e riuscirà a fare cardistry. Ovviamente lo faccio su Instagram perché, come vi ho detto, è molto più diretto. Voi mi potete mandare i video che imparate, io vi do dei consigli direttamente nei direct e riusciamo appunto ad avere molte più interazioni. Quindi direi di spostarci e farvi vedere che cosa vi vado a spiegare oggi. Questo è tratto direttamente dal corso, ma lo spiegherò poi molto molto più avanti, perché non è difficile, ma è già un taglio a due mani. Il corso è iniziato da poco, però ora siamo nei tagli ad una mano. E direi appunto di non perdere tempo e vi faccio subito vedere di che cosa si tratta. Ok ragazzi, ci siamo, carte in mano, se non le avete correte a prenderle e cominciamo subito. Come vi dicevo, questo è un taglio falso, quindi se noi andiamo a tenere la prima carta, ad esempio il 4 di quadri, andiamo a fare il taglio così ve lo faccio un po' più a rallentatore, così il 4 di quadri rimarrà in cima. Quindi se fate magia vi può servire per controllare una carta in cima o per far finta che mescolate. Non è molto complesso, anche perché secondo me fare tagli troppo complessi davanti allo spettatore non è il top, perché poi sembra che fate chissà che, invece così sembra che state dando semplicemente una mescolata. Allora, partiamo subito con la posizione. Vi dico già che in questo taglio c'è una mossa, ovvero questa, che l'ho spiegata nel corso di Cardistry, quindi non starò a spiegarvela nei dettagli, tanto potete andarla a trovare laggiù. Allora, cominciate con il mazzo nella mano destra in Beetle Grip, quindi avete il pollice sul lato corto inferiore, medio e anulare sul lato corto superiore, l'indice rimane piegato sopra il mazzo e il mignolo non fa assolutamente niente, quindi prendete il mazzo di carte da sopra. Ora, per iniziare dovete spostare l'indice, quindi dalla Beetle Grip classica spostate e iniziate a fare uno swing cut. Che cos'è uno swing cut? Lo swing cut è semplicemente un taglio con l'indice da sopra al mazzo per portarlo nell'altra mano, ma qua non dovrete completare lo swing cut, dovrete semplicemente alzare il mazzo così e con l'indice della mano sinistra dovete fare ruotare il mazzo
nella mano sinistra, appunto. Quindi iniziamo Beetle Grip. Allora, con l'indice alzate circa un terzo del mazzo. L'indice della mano sinistra arriva, si avvicina al pollice, fa questo movimento, quindi fa perno con l'indice della mano destra e cade semplicemente nella mano sinistra. Poi rifate un altro swing cut, quindi primo, secondo, il secondo swing cut, al posto che girarlo con l'indice e al posto che girare il mazzetto superiore, girate col pollice il mazzetto inferiore, ovvero così, e lo portate sull'altro indice. Vi faccio rivedere. Swing cut con l'indice portate nella mano sinistra, swing cut con il pollice portate all'indietro e lo fermate con l'indice così. Siccome siete in questa posizione, siete pronti per fare un scissor cut, ovvero questa, che come vi dicevo l'ho spiegata nel mio corso di cardistry su Instagram. Quindi ve lo faccio vedere velocemente. Allora, swing cut, girate, swing cut col pollice portate indietro. Arrivati qui avete il mazzetto tenuto tra pollice e indice sui lati corti, dovete semplicemente aprire, abbassare la mano e fare un scissor cut. Come vi dicevo, se lo volete nel dettaglio non sto a farvi perdere tempo qui. Quindi 1, 2, spostate. Arrivati a questo punto, con la mano destra dovrete girare di 180 gradi il mazzetto e infilarlo a metà. Quindi ricapitoliamo, nel mentre vi faccio notare che il taglio è falso per tutto il mazzo, quindi donna di quadri sopra e jack di picche sotto. Se noi andiamo a fare il taglio, vedremo che è completamente falso. Tutte le carte in mezzo adesso non sono in ordine, ma tutte le carte sono rimaste invariate. Quindi andiamo a fare swing cut, giriamo. Un altro swing cut, pollice porta indietro, la mano sinistra fa un scissor cut, nel mentre che la mano destra cosa deve fare? Semplicemente il pollice scorre lungo la faccia delle carte, quindi ribaltate il mazzetto di 180 gradi e lo infilate in mezzo. E così avrete il vostro falso taglio completo di tutto il mazzo. Spero che vi sia piaciuto. Se avete dubbi, domande, scrivetemi nei commenti, scrivete a Ale, scrivetemi a me su Instagram, scriveteci dove volete che rispondiamo sempre a tutti. Grandi ragazzi! Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del tutorial, spero vi sia piaciuto, spero vi sia stato utile. Io ringrazio tantissimo Ale per avermi invitato qui. Se mi volete ancora, scrivete a Ale che io ritornerò sicuramente per spiegarvi qualcosa. Vi ricordo di andare a vedere il mio corso di cardistry su Instagram, di seguirmi su Instagram. E ancora vi ringrazio tantissimo, non so più cosa dirvi. Ciao ragazzi!